Ciao a tutte ragazze, brevissimo video, ho fatto un piccolo acquisto su Alia e come al solito vi voglio rendere partecipi del mio acquisto. Visto che mi serve il cleanser e altre cose e la polvere acrilica trasparente per fare l'effetto opaco, ho deciso di provare Alia, che non ho mai usato questi prodotti qui di Alia per quanto riguarda l'acrilico. Allora, ho preso il monomero, che sono 200 ml. E l'ho pagato nulla praticamente, l'ho pagato 15,56 euro, la metà di quello che costa la Crystal. Perché come sapete io uso Crystal e passione non ha niente per quanto riguarda l'acrilico, quindi usavo Crystal, ma per l'uso che ne faccio io, francamente, questo è meraviglioso perché mi sembra la Crystal faccia 100 ml o 500, insomma, quello da 100 ml mi sembra che costi sulle 30 euro, quindi la metà. Polvere acrilica trasparente per fare l'effetto opaco e questa l'ho pagata 9,71 euro. L'ho già provata per vedere insomma che faccia il suo dovere, ma Alia insomma non delude mai, infatti l'effetto opaco è meraviglioso. Poi ho preso queste scatoline qui per i glitter. Ne ho prese tre e costano 1,36 euro l'una. Devono essere comodissime perché perlomeno non mi vanno a giro. Poi mi serviva il cleanser. Non ho mai provato il cleanser di Alia. E visto che 100 ml, sì, insomma un litro, non 100 ml, scusate, l'ho pagato 7,76 euro, ragazzi. Cioè, veramente. Nulla, veramente nulla, 7,76 euro. Quindi vi saprò dire se fa il suo dovere. Poi ho preso qualche glitterino che c'era in offerta come edizione limitata. Allora, ho preso questi qui due che sono bellissimi. Questo blu è meraviglioso, veramente meraviglioso. Vi faccio vedere il numerino. Questo. Anche questo è bellino perché sono delle micro pagliettine che magari mescolate anche dei glitter stupende. Infatti questi due mi piacciono veramente tantissimo. E queste qui le ho pagate, vabbè, tutte 1,36 euro. Tranne questa che l'ho pagata 1,16 euro. E poi ho preso questa, queste pagliettine che vanno sul verde acqua, che magari abbinate con dei brillantini perché così non è che mi facciano impazzire, sono proprio pagliette. Poi ho preso questi qui due, di cui questa francamente non mi piace niente. Ora vedrò dove usarla. Che francamente ha questo colore boh, giallino, non è che mi faccia impazzire. Ve l'ho stesa su una tip sotto una base naturale. Francamente, non mi piace. Ora vedrò su altri colori, ma a impatto così, questa è bocciata. Poi l'altra. Ve la faccio vedere, che anche questa francamente non è che mi gusti in particolar modo. Quindi questi qui due, insomma, mentre le altre sono, queste qui due sono meravigliose, sono proprio d'estate, che bello. E niente, non ho preso altro. Ah, ho preso anche invece questo aggeggino qui che serve per mettere sotto quando magari butti o dei glitter o degli svaroschini tipo pixie per raccogliere i pixie. L'ho provata, soltanto che però essendo plastica i pixie rimbalzano e vanno completamente di fuori. Quindi
È più semplice usare il contenitore della scatolina dei Pixi, francamente. Vabbè, troverò un altro uso per questo triangolino. E questo l'ho pagato, boh, non me lo ricordo. Vabbè, insomma, 1,36 anche questo. Quindi, vabbè, ma è poco utile, francamente, almeno per quanto riguarda i Pixi. Magari ci butto gli Swarovski per prenderli senza magari appiccicare il barattolino degli Swarovski. Insomma, in altri modi lo userò sicuro. E niente, vi do un bacione, spero vi sia utile questo piccolo video. Sapete che mi fa piacere rendervi partecipe di ogni mio acquisto. Un bacio, ciao! Ah, ragazze, dimenticavo una cosa, siccome tante mi chiedete come ordinare su Alia, è semplicissimo, dovete aprire la pagina di Alia con Google Chrome, perché insomma automaticamente vi traduce la lingua che c'è, come sembra, se non erro, eh? Insomma, in tal caso correggetemi, non mi ricordo. Quindi automaticamente vi traduce la lingua. È semplice. Per quanto riguarda la valuta, quindi vedere quanto spendete in euro, andate, se non sbaglio, in impostazioni, quindi in alto a destra, quando entrate nello shop, andate nelle impostazioni. E dovrebbe essere l'ultima voce in impostazioni e fate il cambio lì. Ok, cliccate su euro e automaticamente poi vi dà tutto, insomma, in euro. Ok, ciao.